Buonasera a tutti, scusate il ritardo di qualche minuto, abbiamo avuto un piccolo intoppo tecnico che mi dà l'occasione di ringraziare di cuore le persone che mi aiutano a realizzare questi streaming. Senza di loro, Alberto Cano e naturalmente Marco Rapaccini, non riuscirei minimamente a condividere questi momenti di ragionamento con voi. Dunque, stasera mi sono messa più a mio agio, mi sono messa in bianco e nero e inizio a muovermi sempre più comodamente dentro a questi spazi di ragionamento su dei temi che, per chi ha visto anche gli altri seminari, come avrete capito, sono temi a me piuttosto cari, che ho indagato da diversi punti di vista, sia pratici che teorici, e che in questi brevi seminari mi danno l'occasione di, come dire, distillare, arrivare a una piccola sintesi di quello che, raccogliendo immagini, osservando immagini e riguardandole e riguardandole nel corso del tempo, mi sembra emergere da questi temi che sono tutti piuttosto condensati nei primi decenni del Novecento, che è un periodo storico di grande interesse per me perché è un momento germinale di rapporti, di equilibri, di scambi, di relazioni, che sono rapporti tra i linguaggi e quindi rapporti tra le arti, ma sono anche rapporti tra gli artisti che riescono a stabilire, al di là delle loro tecniche e di linguaggi artistici, riescono a stabilire delle relazioni vivaci, feconde e veramente molto costruttive. Allora, fotografia e scultura è uno dei temi che ci fa guardare più da vicino questo tipo di relazione perché solleva una questione che è una questione intima della fotografia, ovvero il problema tra la copia e l'originale, tra la matrice e la sua riproduzione, che è un problema che all'inizio dell'invenzione della tecnica fotografica costituisce il grande limite della fotografia dal punto di vista della sua percezione come linguaggio artistico, e che solo quando i fotografi entreranno in stretta relazione con altri artisti scopriranno essere un problema che in realtà li accomuna ad altre tecniche, riconosciute però ormai in modo consolidato come tecniche puramente artistiche, ad esempio la scultura. Anche la scultura ha un dialogo, diciamo, stretto e complicato tra originale e copia, tra il calco e la scultura, tra il modellato e la sua tiratura in altri materiali, come può essere il bronzo. Ha un rapporto particolare con l'autorialità, ad esempio, perché esattamente per come accade con molti fotografi che si fanno stampare negativi da altri stampatori, allo stesso modo gli scultori hanno sempre avuto i praticanti o gli assistenti o gli aiutanti che ad esempio gli modellavano il marmo, gli tagliavano il marmo. Allora, l'esempio di scultori che io voglio su cui voglio ragionare stasera è proprio un esempio che riproduce un rapporto di questo tipo. Si tratta di uno scultore famosissimo e di uno scultore meno famoso, ma in Francia altrettanto importante. Si tratta di Auguste Rodin e Émile-Antoine Bourdelle. Bourdelle era stato l'allievo di Rodin, era stato uno dei praticien, dei suoi lavoratori dei marmi, ed era proprio quello che gli lavorava il marmo, che gli tagliava il marmo, e che quando si allontana dal maestro, è uno scultore con una particolare abilità proprio sul marmo, naturalmente farà anche molti bronzi, sarà anche disegnatore, eccetera, ma già il rapporto tra questi due apre una serie di questioni sulla originalità, diciamo, e sul rapporto appunto tra copia e originale, oppure tra matrice e riproduzione. E chiaramente li prendo ad esempio non solo perché sono due, diciamo, pilastri della storia della scultura del Novecento, sono due grandi iniziatori, e rispetto a quello che dicevo prima sul periodo germinale, indiscutibilmente i loro nomi sono due nomi di grandissimo interesse, ma li prendo ad esempio perché hanno avuto entrambi dei rapporti molto profondi con la fotografia. Entrambi si sono resi conto del potere che poteva avere la fotografia non solo sulla diffusione, ma sulla percezione dell'opera d'arte scultorea, e quindi hanno
scelto sistemi di riproduzione delle loro opere praticamente opposti tra di loro e che aprono davanti ai nostri occhi il ventaglio di possibilità di un rapporto veramente straordinario a inizio secolo, quello tra l'immagine riproducibile che trasforma il tempo e lo spazio, li riduce, li miniaturizza e li diffonde in modo veramente capillare, e di questa arte che invece è così legata al peso della materia, alla sua consistenza, alla sua mole. Le sculture sono delle figure che lottano con la materia e che gli studiosi di scultura dividono, diciamo, in due grandi categorie, no? Lo stile di Michelangelo, possiamo dire, che è quel miracolo grazie al quale la figura è già dentro la materia e lo scultore la fa affiorare, la fa emergere, toglie via materia in modo che la figura nascosta lì dentro possa affiorare, rendersi visibile, oppure, come si dirà invece, come dirà un filosofo molto acuto parlando dell'opera di Rodin, il meccanismo contrario, le figure che si tuffano nella materia, che entrano nel marmo, che trovano questa materia e questo materiale come possibilità per incarnarsi in qualche modo. Allora, vista da questa prospettiva, la scultura fotografata diventa qualcosa di molto interessante, perché diventa una specie di fantasmagorizzazione della materia che mostra le sue fattezze, ma allo stesso tempo rende visibile quello che molti commentatori del tempo chiameranno lo spirito delle sculture. Allora, per iniziare questo ragionamento, io voglio farvi vedere subito una immagine che è un'immagine per me molto sintomatica, è una specie di apertura di un sipario per quanto mi riguarda, perché è anche un sipario cronologico in qualche modo. Questa fotografia riprende lo studio di Rodin nel momento in cui Rodin nel 1900 sta preparando la sua grandissima mostra e la sua grande consacrazione come uno dei più grandi scultori del mondo e non solo di Francia, che è la grande mostra che lui allestirà a Place de l'Alma di fronte all'ingresso dell'Esposizione Universale proprio nel 1900, una specie di apertura del secolo, un sipario che si apre sul secolo che è stato giustamente definito il secolo breve. Rodin era stato uno scultore tutt'altro che apprezzato dalle accademie, non era mai entrato nell'Accademia delle Belle Arti, era sempre stato rifiutato. Era uno scultore modernissimo e allo stesso tempo uno dei primi a riconsiderare la grande lezione dell'antichità come modello su cui prendere lo slancio per inventare una nuova scultura del mondo moderno. Aveva veramente fatto tabula rasa degli schemi della scultura ottocentesca, del realismo scultoreo e monumentale ottocentesco, aveva cominciato a riproporre il marmo come luogo del movimento del corpo e della sua vitalità in qualche modo, e aveva ragionato guardando le sculture del passato non tanto per copiarne la forma, quanto per studiarne l'azione del tempo. Aveva guardato le sculture rotte e rovinate dal tempo, scorgendovi un potenziale di vitalità, come se i marmi logorati dal tempo mostrassero la loro trasformazione, la loro metamorfosi, esattamente come gli elementi della vita, come gli elementi organici, come gli organismi che con il tempo si trasformano, con la differenza che i marmi non muoiono e trovano nel tempo che li logora, li rovina, li trasforma, li trasfigura, non solo una nuova vita, ma vedrà Rodin una nuova bellezza. La meraviglia che si ha di fronte ai resti delle sculture, proprio perché sono dei resti, proprio perché non sono più com'erano, proprio perché il tempo le ha rotte e ciò non di meno ce le ha consegnate, ha consegnato quello che restava, la ossatura in qualche modo, ce l'ha portata privata dai colori, ma
autentica, diciamo, nella sua essenza, nel suo magnetismo, per arrivare dalla profondità del tempo. Allora, questa immagine delle sculture trasfigurate dal tempo porterà Rodin a lavorare sul non finito, su delle sculture che in alcune parti sono solo abbozzate, parti del corpo escono dalla materia e altre parti no, restano lì, grezze, come se il rapporto con la solidità, la matericità non sia un rapporto facilmente risolvibile, come se lo spirito di queste figure decidesse di restare in qualche modo impigliato tra la terra e il cielo, tra il peso e la leggerezza, tra il corpo e l'anima, senza rinunciare né all'uno né all'altra. Quando Rodin prepara questa mostra, quello che accade è che si assiste a un affollamento di statue. Questa fotografia per me è molto simbolica perché mi sembra un popolo di opere, persone che si baciano incautamente davanti al Balzac, per esempio, o ragazze nude di spalle di fronte a dei grandi personaggi della letteratura come Victor Hugo. Qualcosa di impudico accade in questa stanza dove sono affollate le figure di Rodin. Sono tante, sono rotte, sembrano anche loro aver subito dei traumi nel tempo. Vediamo proprio delle braccia rotte in primo piano o delle sculture senza testa, che non sono però delle sculture antiche, è come se fossero rotte al contrario, si fossero rotte mentre andavano verso la modernità, mentre marciavano verso il futuro in qualche modo. Questa mostra del Novecento, del 1900, è il futuro, possiamo dire in questo modo, e c'è una fotografia che ne dimostra la modernità, possiamo dire così, perché ritrae Rodin tra i suoi pezzi a questo punto allestiti per la mostra e non ammucchiati, diciamo, negli spostamenti da uno studio all'altro, ma soprattutto dimostra che tra i marmi, proprio dietro allo scultore che se ne sta lì, marmoreo pure lui in mezzo alle sue opere, dietro figurano, come vedete, in questo scatto figurano delle fotografie. Ora, questa non è una novità per Rodin. Qui siamo nel 1900 a Parigi, ma lui già in passato, negli anni immediatamente precedenti, aveva sperimentato questa unione, questo connubio in occasione delle sue mostre tra fotografie e sculture. Le fotografie in questione ovviamente riproducevano le sue sculture. Erano una specie di riverbero, di riflesso, per cui si entrava nella mostra, si vedevano i grandi marmi di Rodin e poi dietro, intorno, si vedevano delle fotografie che riproducevano quei grandi marmi e che li riproducevano con diversi punti di vista, da diverse angolazioni, per esempio, oppure ripresi con diverse illuminazioni. Ecco, in questa galleria fotografica esposta insieme alle opere di Place de l'Alma c'è tutto il ragionamento di Rodin sulla fotografia, c'è tutto il ragionamento sul potenziale della fotografia che amplifica l'opera, la mostra da prospettive da cui lo spettatore non la può vedere, la moltiplica, la trasfigura attraverso la luce, la trasforma e la rende veramente metamorfica, che significa vivente. Allora, la fotografia qui negli occhi di Rodin fa esattamente il contrario di quello che noi pensiamo nella Vulgata. La fotografia non immortala, fa esattamente l'opposto, forse perché le statue rischiano di sembrare morte, perché sono ferme, e allora paradossalmente la fotografia le mette in vita, le fa vibrare, le fa somigliare alle fotografie degli esseri umani perché le trasforma nella stessa consistenza, e ne mostra in qualche modo la stessa caducità. Queste fotografie esposte nella grande mostra di Place de l'Alma sono di un fotografo che avrebbe rischiato di restare del tutto sconosciuto se non fosse stato il fotografo di Rodin, sebbene dopo l'avventura con Rodin sarà un fotografo di opere d'arte piuttosto apprezzato, e si chiama Eugène Drouet. Io vi faccio vedere alcune delle fotografie che Drouet ha realizzato con Rodin. Perché questa esperienza con Drouet, che si svolge negli ultimissimi anni dell'Ottocento e quindi diciamo fino a prima della mostra del 1900 e poi avrà delle conseguenze un po'
disastrose perché i due discuteranno, litigheranno, portando al centro del dibattito sulle riproduzioni dell'opera d'arte un altro tema centrale che di lì in poi sarà cruciale e che Rodin capisce prima di molti altri artisti, il problema dei diritti, di chi sono i diritti di queste immagini, del fotografo, dello scultore, come ci si accorda di fronte all'evidenza che questi sono prodotti di un artigiano, quando non di un artista, e in alcuni casi si tratterà di veri e propri artisti, ma riproducono delle opere di un grande artista, il quale rivendica dei diritti su quell'immagine e deve poterle usare. Allora, nella discussione con Drouet, si snoda un problema che poi caratterizzerà tutto il rapporto tra fotografia e arte nei due sensi, nel senso di fotografia delle opere d'arte e di fotografia come, in quanto opera d'arte. Quindi tutto un problema legato ai diritti che ci metterà diversi anni a sbrogliarsi e non si sbroglierà mai man mano che cambiano gli strumenti di diffusione. Allora, ho messo questa fotografia che Drouet scatta a una scultura famosa di Rodin perché questa scultura è una scultura, come dire, simbolica, sintomatica, una scultura anche se vogliamo mitologica. Io questa storia l'ho raccontata tante volte perché mi sembra sempre una storia utile, di quelle storie utili che ci fanno ricordare che interi pezzi della storia dell'arte sono cambiati per il semplice motivo che delle persone hanno realizzato un desiderio che volevano realizzare, cioè sono state così ostinate da muoversi, ad esempio, verso una scultura. La faccenda qui è piuttosto nota. Il Balzac era stato commissionato a Rodin quando nella prestigiosissima Società dei Letterati di Parigi era stato nominato presidente in modo del tutto eccezionale Zola, che era stato un grande estimatore della fotografia e un uomo tutt'altro che accademico, diciamo. Allora Zola aveva pensato di affidare il monumento a questo gigante della letteratura francese a Rodin, uno scultore non accademico, rifiutato dalle accademie di belle arti, uno scultore molto discusso, scandaloso in qualche modo, molto moderno, e gli aveva commissionato, aveva convinto la Société a commissionargli la scultura del Balzac. Quando Rodin, un paio d'anni dopo, consegnerà questa statua, la Société gliela rifiuterà, causando una specie di scandalo che si diffonderà in tutto il mondo e che costituirà uno dei tanti terreni di quel periodo dello scontro tra tradizione e innovazione. Tutto il mondo delle accademie, della dimensione conservativa dell'arte che si schiererà con la Société, tutta la dimensione più moderna, e innovativa dell'arte anti-accademica che in quegli anni vedeva la nascita delle secessioni artistiche, di tanti movimenti artistici che si staccavano dalle accademie di riferimento, che erano dalla parte del Balzac. Allora, quando nel 1900 Rodin fa questa mostra, 2 anni dopo il grande rifiuto che era uscito sui giornali di mezzo mondo, sono tante le persone che vogliono andare a vedere la mostra per presenziare, in un certo senso, questa vittoria di Rodin che, malgrado quell'onta di una scultura rifiutata, solo 2 anni dopo, aveva ottenuto il più grande padiglione, addirittura fuori dall'esposizione, autonomo rispetto ai padiglioni dell'esposizione universale, e che diventava il vero fulcro di questa grandissima iniziativa mondiale a cui andavano a partecipare persone veramente da tutto il mondo. L'esposizione del 1900 è veramente una specie di, dicevo, sipario che si apre sull'inizio del secolo. Ci vanno tutti, ci vanno gli artisti, ci vanno un sacco di artisti italiani, ci vanno un sacco di artisti inglesi, ci vanno un sacco di artisti americani, tra cui un fotografo che poi vedremo e che realizzerà, come è noto, delle fotografie famosissime proprio sul Balzac, che è Edward Steichen, che a quel tempo era un giovanissimo assistente di bottega in una tipografia, aveva imparato le tecniche tipografiche di stampa e nel frattempo si era appassionato
alla pittura, studiava pittura e si cimentava nella fotografia e soprattutto nella fotografia artistica. Quando nel 1900 la tipografia gli propone un'assunzione, lui è terrorizzato all'idea di incastrarsi nel lavoro e di rinunciare al suo sogno dell'arte e allora decide di inseguire questa chimera e dice: io voglio andare a conoscere Rodin, voglio andare a vedere il Balzac, voglio andare lì a vedere la scultura che, se gli è stata rifiutata, evidentemente è la più grande opera moderna del mondo. Qui vediamo il Balzac in una fotografia che gli fa Drouet. Vale la pena raccontare in due parole la storia di questo fotografo che, quando ha conosciuto Rodin, non era un fotografo, gestiva una piccola trattoria proprio di fronte allo studio di Rodin. Rodin andava sempre lì a mangiare, era diventato amico di questo uomo, si scambiavano idee, consigli, e a un certo punto Rodin aveva scoperto che questo signore si cimentava con la fotografia, ce l'aveva come hobby e, stranamente, a dispetto del fatto che c'erano molti professionisti di studi commerciali che realizzavano le fotografie delle sue sculture, Rodin gli chiede di andare a fotografarle. Gli fa attraversare la strada, lo porta nel suo grande studio dove Drouet inizia a fotografare e Rodin per la prima volta resta soddisfatto delle fotografie delle sue opere, perché Drouet, a differenza degli altri fotografi, stabilisce con queste sculture un rapporto strano, quasi intimo. In alcuni casi addirittura le lascia così nel piano dello studio, di cui fa vedere i lucernai, i contorni, mentre gli altri fotografi chiaramente mettevano dei fondali, isolavano, decontestualizzavano la scultura senza che se ne capisse più, ad esempio, la grandezza oppure il potenziale del movimento. Invece in queste fotografie, queste sculture, come dirà Rodin, stanno a casa loro, nel loro ambiente, ed è lì che è come se venissero colte in un momento di intimità, come è nel caso di questo famosissimo bacio. Allora Drouet realizza queste fotografie che poi Rodin decide di esporre nella grande mostra a Place de l'Alma. Sono 71 le fotografie di Drouet che Rodin espone in questa mostra. 71 fotografie sono tantissime se si considera che si tratta di una mostra di scultura, ma in effetti inaugurano un tipo di attenzione che Rodin avrà per la fotografia, che è ancora visibile. Se voi andate nel Museo Rodin, sono conservate lì, sia nel museo che nell'archivio, moltissime fotografie delle opere, alcune delle quali, trattate con il riguardo delle vere opere d'arte. Oltre a Drouet, il problema che solleva Drouet, questo è un altro dei suoi scatti del bacio, quando portano questa scultura nell'atrio e la fanno uscire rispetto al chiuso dello studio. Il problema che solleva Drouet, che è il problema dei diritti, viene in un certo senso risolto con l'intervento di questo fotografo che si chiama Boulez. Boulez era un professionista, ma aveva uno sguardo molto sensibile ai linguaggi artistici, e quindi a un certo punto Rodin gli firma un contratto di esclusiva. La maggior parte delle fotografie che iniziano a circolare in quel periodo delle opere di Rodin sono di questo fotografo, che stabilisce con lui un patto di esclusiva e quindi formulano un contratto, diciamo, che prima non esisteva, non ci si era mai posti il problema dell'esclusiva sul soggetto invece che sull'oggetto, e quindi si mettono a stilare una serie di dettagli su quello che significa l'esclusiva di un fotografo rispetto all'opera di uno scultore. La maggior parte delle foto che trovate dell'epoca, quindi Rodin vivente, e considerate che Rodin, quando si fotografavano le sue sculture, stava lì a decidere, a studiare insieme al fotografo qual era il punto di vista migliore, qual era la luce migliore, qual era l'atmosfera, se queste sculture andavano
isolate e stagliate, per esempio su un fondo scuro come in questo caso, oppure se andavano lasciate nel loro habitat, come era stato il caso del bacio fotografato da Drouet. Queste sono le foto di Bullose. Stilisticamente sono una via di mezzo tra il pittorialismo che era in voga all'epoca e una esattezza riproduttiva che si vede tra nitidezza, per esempio, su alcune zone dell'immagine, che inizierà a caratterizzare la scultura delle opere d'arte, soprattutto quelle, scusate, la fotografia delle opere d'arte, soprattutto delle opere scultoree, le quali pongono dei problemi di luce e di prospettiva abbastanza evidenti. Sono quei problemi che Rodin cerca di gestire insieme ai fotografi. Queste sono tutte fotografie di Bullose, vedete com'è diverso il bacio qui, molto meno romantico in un certo senso, è più realistico, possiamo dire così, fino a questo pensatore a cui Bullose mette un fondo dietro per farlo vedere in tutta la sua sagoma. Mi fermo un attimo sul pensatore, che sarà così un'immagine su cui torneremo. Il pensatore è un'immagine potentissima di Rodin, intanto per come è fatto. Se voi andate al Museo Rodin, adesso non ci potete andare, ma è meglio se ci andate tra qualche mese, per esempio a maggio, nel giardino del Museo Rodin sbocciano le rose e questo pensatore se ne sta in un angolo circondato dal roseto, quindi è veramente emozionante vederlo all'aperto. Bene, questo pensatore, nella versione in cui lo vediamo noi, che è un bronzo e molto grande, è in un certo senso una copia, possiamo dire così, di un originale che è sempre di Rodin, ma che vedeva questa figurina miniaturizzata, piccola piccola, sopra alla Porta dell'Inferno, che era una delle opere più famose con cui Rodin si era conquistato una fama anche abbastanza nera di scultore moderno, per aver scolpito questa porta che era ispirata all'inferno dantesco e in cui figuravano come affiorare dal bronzo tutte le figure della Divina Commedia, dell'inferno della Divina Commedia, in tutti i loro vari gironi dell'inferno, quindi tutti i dannati che vengono fuori da questo bronzo sul quale si staglia una figurina che sporge in avanti e che guarda tutto questo dall'alto ed è colui che sta creando quella visione lì. In quel caso è Dante, naturalmente, che se ne sta proprio con questa posa che vediamo nel pensatore, così, ma rivolto verso la porta sotto di lui a visualizzare, immaginare quella che è la sua opera. Vedete che Rodin il problema dell'opera dentro l'opera lo tratta in diversi modi. Questa figura del pensatore poi appunto si staccherà dalla porta, nel senso che lui ne prenderà il modello e ne farà una scultura autonoma, come succede spessissimo nelle grandi opere degli scultori, che quando sono affollate di figure diventano in qualche modo il repertorio da cui tirare fuori delle figure singole e dargli una vita propria quando dimostrano una potenza espressiva. Quella del pensatore sarà una vita abbastanza lunga per due motivi. Un motivo è la sua fattezza, è un uomo che pensa e pensa con il corpo. È un uomo che mostra l'atto di pensare, questo atto coinvolge tutti i suoi muscoli, tutti i suoi nervi, tutto il corpo si vede impegnato in un'azione che è un'azione della mente. Quindi è una scultura che si muove in quella ricerca di unione tra il corpo e lo spirito, che era una ricerca che caratterizzava molta arte e molta cultura dell'inizio del secolo. In realtà la rivedremo per un altro motivo, perché questa scultura diventerà anche la matrice di altre opere, non solo di Rodin. Io vi invito solo a guardare com'è illuminata e come i problemi della luce in queste riproduzioni di opere d'arte si pongono in tutta la loro potenza, no? Quali scelte espressive vengono fatte nel modo di illuminare una scultura da dietro piuttosto che da davanti. Qui praticamente il volto del pensatore se ne va quasi a nero, così come tutta la zona frontale del suo corpo, laddove invece
È solo la linea della testa e della schiena che presta la sua curva al bianco dell'illuminazione. Su questo voglio aprire una piccola parentesi su altri fotografi che hanno incontrato Steigen in questo periodo e che gli hanno mostrato in qualche modo qual era il potenziale non solo riproduttivo, ma proprio artistico della fotografia. Questa è un'immagine scattata da una coppia di artisti, non so neanche se chiamarli artisti, nel senso che questo duo, che si era formato proprio con l'intenzione di fare un progetto artistico con Rodin, in realtà dopo questa avventura non avrà un seguito. Di uno dei due sappiamo abbastanza, soprattutto grazie a una giovanissima studiosa che ne ha sviscerato la biografia, dedicandogli una tesi e degli articoli, Simona Silvestri, che ha studiato questo Stephen Always piuttosto a fondo, proprio stregata da queste fotografie qui. Dell'altro, che si chiama Henry Coles, sappiamo pochissimo. Quello che è interessante di questo duo è che Stephen Always era un pittore, era un artista, mentre Henry Coles doveva essere quello che aveva il controllo della tecnica fotografica. Quindi già è un duo che nell'accostamento tra due saperi, tra due pertinenze, diciamo tecniche diverse, sviscera ancora in un altro modo il rapporto tra arte e fotografia. Qui c'è un duo di cui uno dei due, diciamo, si preoccupa dell'arte e l'altro si occupa della esecuzione tecnica. Non sono due sfere staccate e distinte, sono due sfere che anzi si potenziano se a gestirle sono due che hanno approfondito l'una e l'altra, ma che guardano nella possibilità artistica l'uno, nella possibilità tecnica l'altro, diciamo, il potenziale per allargare l'efficacia del proprio lavoro. Allora, Always e Coles iniziano questo progetto di riproduzioni delle opere di Rodin, in cui queste opere sono trasformate artisticamente, sono interpretate, sono molto diverse da come le si vedono nella realtà. A Rodin piacciono queste fotografie, ma in quegli stessi anni in cui loro scattano, ci metteranno un anno dal 1903 al 1904. Sono gli stessi anni in cui Rodin firma l'esclusiva con Bullose, quindi quell'esclusiva mette questi due fotografi in condizione di non poter usare le loro immagini se non per scopi puramente artistici. Quindi da questa grande mappatura delle opere di Rodin nascerà una mostra, nascerà un catalogo, ma non potranno essere usate e quindi sfruttate commercialmente, e quindi per questi due fotografi sarà una specie di disastro, cioè un grandissimo materiale che non possono più utilizzare. Eppure queste fotografie mostrano a Rodin delle altre possibilità di interpretazione, una possibilità in cui è appunto proprio lo sguardo artistico che riformula l'opera d'arte. Qui il pensatore è addirittura ripreso di schiena, è addirittura portato fuori dal suo contesto e posto su una specie di spazio aperto che rende il suo atto di pensiero un atto universale. Queste sono le sculture di Rodin che i due fotografano quasi sempre all'aperto, con uno sguardo rivolto verso la natura. Questo era il grande giardino di Meudon, che era il luogo dove Rodin aveva uno studio più grande vicino Parigi, dove poteva lavorare all'aperto e rivolgere le sue sculture, diciamo, verso la vallata, far godere loro la vista della vallata. Questo è il piccolo bronzo famosissimo che si chiama L'Homme qui marche, l'uomo in cammino, e non è solo una fotografia meravigliosa di questa scultura, di questo uomo che se ne va verso la luce, di questo uomo che non ha testa, ma un incedere, un passo che lo porta in una direzione luminosa, e che si lascia indietro invece una zona sempre più grigia, sempre più in ombra. Ma questa scultura è anche molto sintomatica della storia tra Rodin e i fotografi, perché questa scultura Rodin la regala proprio a Edward Steichen. Gliela regala quando vede le fotografie che Steichen realizza
finalmente nella sua, nel suo rapporto col Balzac, realizza finalmente al Balzac, diciamo, che era andato a vedere, era andato a cercare fin dal 1900 e che nel 1908, quindi ben 8 anni dopo, fotografa nelle famosissime fotografie, la serie che ne comprende tre o quattro, non di più, in questa famosissima serie scattata alla luce della luna. Sono fotografie di cui Rodin dirà delle cose straordinarie e che appunto lo spingeranno a regalare questa statuina dell'Homme qui marche all'autore, a Steichen, americano che studiava a Parigi e che aveva trovato in Rodin un vero maestro, cambiando il senso, il significato di questa parola. Un maestro che è uno scultore, mentre Steichen fa il fotografo. E che quindi è un maestro non di tecniche, ma delle istanze, dei principi dell'arte. È un maestro del come si è artista, quale che sia la tecnica che si utilizza. Steichen era arrivato nel 1900 a Parigi giusto in tempo per vedere la grande mostra di Place de l'Alma. Era rimasto scioccato da questo popolo di statue. Poi aveva impiegato un paio d'anni a entrare in relazione col maestro e nel 2-3 era riuscito a fotografarlo in alcuni scatti molto celebri, che sono quelli che lo riprendono proprio con il pensatore e con la grande scultura del Vittor Hugo. Questa fotografia è giustamente celebre, soprattutto perché è un fotomontaggio. La fotografia originale era questa qui, in cui Steichen era riuscito a riprendere Rodin con il Vittor Hugo dietro, proprio come se fosse Rodin il pensatore e Hugo la sua creazione, nello stesso modo in cui Rodin aveva rappresentato Dante con la sua Porta dell'Inferno, ma poi aveva deciso che mancava un demone in questa fotografia, mancava l'aspetto oscuro della creazione di Rodin, c'era questo Vittor Hugo che sembrava un dio, ma poi c'era fuori dallo studio quel pensatore che sembrava un diavolo, e allora Steichen li vuole mettere insieme, monta i due negativi e ne fa una stampa unica che resterà l'unica testimonianza di questo lavoro perché i negativi, come è noto, andranno distrutti durante la Prima Guerra Mondiale nella casa parigina di Steichen. Il negativo di base è ribaltato e in un certo senso questo ribaltamento è anche una strana riflessione su come questo creatore Rodin si ritrova faccia a faccia con la sua creatura, che è il pensatore, a sua volta creatore delle opere come la Divina Commedia, eccetera. Quindi nel 3 aveva pubblicato queste fotografie ed era entrato nelle grazie dello scultore, di cui resterà amico e che solo nel 1908 gli proporrà di fotografare il Balzac. Il racconto è molto noto, Steichen ne parla nella sua autobiografia. Anche Rodin ne parla, ci sono i carteggi conservati al Museo Rodin, all'archivio del Museo Rodin, tra questi due uomini che si passano una generazione di mezzo, ma che sono molto legati. E Rodin scriverà di queste fotografie che finalmente hanno fatto vedere lo spirito del Balzac. Finalmente hanno liberato questa scultura dal peso della sua materia e sono riuscite a mostrarla nella sua dimensione invece simbolica e spirituale. La fotografia che smaterializza e che rende visibile lo spirito del marmo. Se in questi anni Rodin sta sperimentando questo tipo di approccio, su cui vale la pena nominare degli studi, perché tutto questo che noi diciamo è possibile dirlo perché la conservatrice dell'archivio del Museo Rodin, che è stata la direttrice del gabinetto fotografico per molti anni, il suo nome è Hélène Pinet, ha fatto un lavoro magistrale sul rapporto tra Rodin e la fotografia, gli ha dedicato molte mostre, ha indagato il rapporto con i diversi fotografi di cui ha ricostruito le biografie, quindi finché si trattava di Steichen era facile riguardare questi due, il rapporto tra questi due artisti, ma per esempio nel caso di Drouet e di altri fotografi meno conosciuti, è grazie a lei che noi possiamo ricostruire tutta la storia. Di queste mostre ci sono degli importantissimi cataloghi che alcuni più datati
diciamo, più difficili da trovare, ma altri invece, come questo qui, Rodin e la Photographie, che sono veramente degli studi importanti, non solo perché raccolgono tante informazioni e tante riproduzioni delle fotografie delle opere, ma anche perché pongono, diciamo, in luce la prospettiva dei curatori che hanno cercato e indagato il rapporto tra Rodin e la fotografia da diversi punti di vista, studiandolo dal punto di vista della scultura, dal punto di vista della fotografia, dal punto di vista dell'arte in generale, dal punto di vista della riproduzione delle opere, eccetera. Quindi fornendo una gamma e un vocabolario, diciamo, di possibilità di spiegazione di questo rapporto veramente, veramente ampio. Quindi è a loro che si deve la ricostruzione di questo mondo, un intero mondo in cui Rodin, che non ha mai preso una macchina fotografica in mano, si mette a fare in un certo senso il regista delle fotografie delle sue opere. In questo senso gli è opposto Antoine Bourdelle, che abbiamo detto era suo allievo e che a un certo punto della sua avventura scultorea decide di mettersi lui a fotografare le sue sculture. Ora, questo è un tema interessantissimo perché Bourdelle naturalmente non era un fotografo di professione, sapeva fare lo scultore, riconosceva perfettamente la differenza tecnica tra le fotografie che realizzava lui e le fotografie che scattavano i fotografi di professione alle sue sculture. Eppure, c'è qualcosa nel suo modo di usare la fotografia che lo induce a preferire le sue immagini non per un problema egotico, naturalmente, ma perché fotografandole lui riusciva a vedere delle cose delle sue stesse opere che altrimenti non riusciva a vedere. Questo è un uso sorprendente della fotografia, la fotografia come strumento di rivelazione, ma non di rivelazione di qualcosa che riguarda qualcun altro, ma rivelazione proprio di qualcosa che riguarda quello che noi stessi abbiamo fatto. Attraverso l'atto stesso di fotografare, io vedo qualcosa della realtà che prima non ero capace di vedere, non potevo vedere. La macchina fotografica come lente che mi mostra il mondo, non solo ingrandendolo, ma anche entrandoci dentro e svelando qualcosa della sua immaterialità, esattamente come le fotografie di Steichen tirano fuori lo spirito del Balzac. C'è stata una mostra anche su questo a Parigi, bellissima, importantissima, 2007, vi farò vedere se faccio in tempo alcune presentazioni, ma la trovate facilmente perché se andate sul sito del Museo Bourdelle trovate tra le mostre, diciamo, recenti questa mostra che si chiama Des bruits et des fureurs, del rumore e del furore. Bourdelle, scultore e fotografo. Bourdelle, scultore e fotografo. Raccoglie moltissimi scatti che Bourdelle realizza con le sue sculture, di cui io me ne faccio vedere alcuni. Per delle ragioni, li ho scelti con un criterio, diciamo, che non è solo estetico, ma è anche suggestivo. Allora, questi scultori, come abbiamo visto anche di Rodin, vivono circondati dalle loro statue. Sono ossessionati dalle loro statue. Le statue sono grosse, sono grandi. Uno scultore che entra nel suo studio è circondato, letteralmente, assediato dalle sue opere, che lo guardano, che lo interrogano, che lo scrutano, e che si mostrano a volte addirittura sinistre. Immaginate lo scultore della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, quando nello studio cala la sera, lui accende delle lampade e queste sculture appaiono improvvisamente illuminate dal basso e guardano in faccia il loro creatore con un'aria che non è docile come quella con cui lo guardavano la mattina. Questo era un gioco che gli scultori facevano spesso. Rodin stesso portava i suoi allievi, compreso Bourdelle, al Museo del Louvre, oppure nella Sala dei Gessi, oppure nel suo studio, e arrivava in piena notte con una fiamma e la muoveva davanti alle statue bianche, facendo muovere l'ombra sul loro corpo e mostrandone l'aspetto magico quasi, vivente, vitale, queste statue che
si muovevano grazie alla luce che le illuminava. Bourdelle prende una grande lezione da questi esperimenti, inizia a illuminare in modo sempre diverso le sue stesse statue, ma si accorge che ad occhio nudo le differenze di illuminazione non si vedono poi così bene, un po' perché quella scultura l'abbiamo fatta noi, nel caso suo. E quindi, sebbene la luce sia diversa e crei delle ombre diverse, il nostro cervello ricorda perfettamente come abbiamo scolpito quello zigomo piuttosto che quella espressione. La fotografia invece no, ci rivela direttamente un'altra faccia, ci rivela direttamente la faccia trasfigurata dalla luce. La fotografia agisce sulla forma, la cambia, la trasfigura, la trasforma, la abita in qualche modo. E allora Bourdelle comincia a fotografare le sue teste prendendole, ad esempio, da molti punti di vista diversi, mettendole faccia a faccia, oppure allontanandole, oppure come si vede in tutte queste teste che sono, scusate, le teste dei combattenti, questa e questa, che sono la stessa testa naturalmente, si vede che Bourdelle praticamente comincia a accerchiare lui le sue statue, a fare il contrario di quello che le sculture fanno con lui quando lui è nel suo studio, e comincia a girargli intorno, a fotografarle dal basso, dall'alto, illuminandole in un modo piuttosto che in un altro, e scoprendo ad esempio attraverso la luce e l'inquadratura che alcune espressioni funzionano e altre no, che deve cambiare proprio l'espressione della statua, che deve renderla più grottesca o più cattiva, perché una volta vista faccia a faccia non fa l'effetto che lui aveva pensato. Quindi la prima cosa che lui sperimenta è la trasformazione delle forme, delle sembianze delle sue stesse statue attraverso il cambiamento del punto di vista, il cambiamento prospettico. L'altra cosa, ovviamente, che lui scopre è il grande potenziale della luce. Questo è la copertina del catalogo di cui vi ho parlato. In questo modo potete prendervi un appunto se vi interessa, è un catalogo che si trova, ma che mostra anche in questa fotografia l'altro aspetto che Bourdelle scopre, che è l'aspetto della luce, della potenzialità dell'illuminazione che rende la sostanza delle sculture sempre diversa. A volte illuminate in un modo, queste sculture sembrano essere opalescenti, sembrano leggere, altre volte invece mostrano le ombre pesanti e si vede che sono enormi, radicate a terra. Allora, ad esempio, facendo questo gioco di illuminazioni, a un certo punto Bourdelle inizia a fare una cosa veramente insolita, a fotografarsi dentro le sue sculture, a entrare dentro la sua opera, a calarsi tra questi giganti che lo accerchiano e di cui lui stesso è il grande creatore, mettendosi proprio in bilico tra, come vedete, le zone così illuminate, bruciate, diremmo noi oggi, opalescenti, quasi ultraterrene, un marmo che diventa luce stessa, e le zone invece pesantissime che mostrano non solo grazie alle ombre, ma grazie alla scala costituita dal suo corpo, che funziona in questo caso anche da unità di grandezza, sono enormi, sono giganti, quindi mostrano la pesantezza anche grazie alla mole e alla proporzione rispetto a lui. Ora, potremmo fare veramente tanta filosofia e anche tanta psicologia rispetto a cosa significa per un artista entrare dentro la sua opera, fisicamente entrare dentro la sua opera, entrare dentro la sua opera quando questa è fatta, non mentre la si sta facendo, partecipare di quella forma, mettersi là dentro, fare l'esperienza della forma dell'opera d'arte e fotografarsi, cominciare a guardare da fuori e da dentro allo stesso tempo l'opera di cui lui stesso è l'artefice. Ci sono nelle lastre attribuite a Bourdelle nel suo archivio, anche questo sta a Parigi, dentro al suo museo, che è un posto bellissimo, bellissimo, se nella
Nel giardino del museo Hodin fioriscono le rose, nel cortile del museo Bourdelle ci sono degli alberi in cui, che fanno sembrare che quella non è Parigi, improvvisamente ci calano in un mondo parallelo, un mondo del passato in cui siamo circondati da queste presenze che sono le sue sculture veramente arcaiche, potentissime, e siamo circondati anche da moltissime fotografie, perché appunto lui stesso praticava l'immagine fotografica. Allora, per chiudere questa così visione delle diverse possibilità di rapporti con la fotografia, io voglio farvi vedere delle immagini di un fotografo attuale che ha invece fotografato la mostra in questione del Le Bruit et les Fourrures, questa mostra qui che vedete qui, sono sul sito del Museo Bourdelle, dove figurano appunto tutte le mostre più importanti realizzate negli ultimi anni. Questa di Bourdelle, scultore e fotografo, era del 2017. Ci sono delle fotografie che la riprendono e che voglio mostrarvi andando direttamente sul sito del fotografo, che è un fotografo attuale, che si chiama Pierre Antoine, ed è un fotografo che lavora molto con le riproduzioni delle opere d'arte, ma che in questa mostra ha realizzato una galleria che io voglio mostrarvi e ve la voglio mostrare così, in modo che, essendo un sito con le foto non troppo grandi, la si veda un po' meglio. Questa era la macchina fotografica che usava Bourdelle e questa è una sua sculturina. Io voglio farvi vedere queste fotografie perché mi sembrano molto rispettose del modo in cui Bourdelle guardava la fotografia, il modo in cui guardava la luce, il modo in cui guardava le prospettive, le facce, le espressioni, come se fossero proprio una galleria teatrale, e quindi del modo, questo era l'allestimento della mostra, e quindi del modo in cui Bourdelle scopre in qualche modo le ombre. Ci sono molte fotografie di Pierre Antoine, come vedete qui e qui, che più ancora che concentrarsi sulla scultura e sulla sua illuminazione, si concentrano sulla sua ombra, sulla sua proiezione, come se questi corpi delle statue si portassero dietro i loro fantasmi, i loro doppi, i loro prolungamenti, le loro proiezioni vere e proprie. Sono molte le sculture che Pierre Antoine fotografa in questo modo e sono molte le sculture di cui fa vedere l'opera in luce, l'ombra proiettata e le fotografie accanto, che costituivano ovviamente l'oggetto della mostra dedicata a questo grande artista, scultore e fotografo. Vi faccio vedere tutta la galleria per chiudere. Come vedete, dietro ci sono queste grandi foto, le foto delle grandi sculture con l'illuminazione del lucernaio che vi ho mostrato prima, e ci sono queste folle di mani e di figure che così spuntano dal piano su cui sono allestite e su cui sono montate. E voglio chiudere con questa figura qui, perché in un certo senso è una figura emblematica del modo in cui Bourdelle ha lavorato sulla sua scultura, usando la fotografia per scoprire la luce e l'ombra non solo dal punto di vista formale e illuminotecnico, ma dal punto di vista spirituale, scoprendo che le sue stesse sculture potevano essere portatrici di qualcosa di molto luminoso oppure di qualcosa di molto oscuro. Grazie a tutti.